Negli anni, l'armata del cibo è cresciuta a dismisura. Non credo ai miei occhi. È grande. Wow. Saporita. Audace. E questo cos'è? Ma esiste un eroe. È fantastico. Pronto ad assaggiare i piatti più leggendari. Sono Casey Webb. Sì! E armato di anni di esperienza nella ristorazione, porto il vessillo dell'umanità... Casey! ...sul campo di battaglia. A me la carne! Il cibo ai giorni contati. Sarà una bella sfida. Super Casey gioca per vincere. Ecco a voi Man vs. Food. Sono da Succotash a Kansas City per affrontare l'Elvis Challenge, un panino da 1,5 kg. Se riesco a demolire in 30 minuti il panino favorito dal cantante, vincerò una mantella reale e sarò incoronato re. Elvis Challenge, questo sarà il tuo canto del cigno. Succotash, con un'atmosfera casalinga e artistica, è uno dei locali preferiti di Kansas City. Durante il fine settimana la gente aspetta anche un'ora per assaggiare cibi come il kitchen sink. Oppure per acquistare energia bevendo un Little Richard. Una cola con dentro un bicchierino di caffè espresso. Inoltre, da Succotash, le porzioni sono sempre molto abbondanti ed estremamente saporite. Dimmi, che cos'è? Sono frittelle ai mirtilli e come vedi sono assurde. È vero, sono piene di macchie blu. Ma io sono qui per partecipare al leggendario Elvis Challenge. In mezz'ora dovrò demolire un panino da 1,5 kg imbottito con un vasetto intero di burro di mandorle, un vasetto di marmellata di mirtilli, 6 uova, 6 fette di formaggio inglese alle erbe e ben 12 striscioline di bacon. E lo mangerai tutto? Beh, sì. Sono preoccupata per te. Sembra che io sia il primo ad affrontare la sfida dell'Elvis Challenge, ma spero di non essere l'ultimo. È sul menù, ma non ho mai visto nessuno mangiarlo. Lo conoscete? Sì. Certo. L'avete mai visto? Io non l'ho mai visto. Cavolo, è quasi come il mostro di Loch Ness o Bigfoot. Forse la gente del posto avrà qualche consiglio su come affrontare questa montagna di cibo. Prima di tutto... Cosa? Devi credere in te stesso. Sì. Ascolta il parere di un re. Puoi farcela. Al 100%. Grazie, Elvis. Prego. È il momento, ora o mai più. Quindi torno in cucina per incontrare la proprietaria, Beth, che mi racconta la storia di questo enorme panino. Bene, Beth, dimmi, a quale tradizione è legato il sandwich Elvis? Sì. Secondo la tradizione popolare c'è un locale in Colorado chiamato Nick, dove Elvis si recava pretendendo che i panini gli fossero consegnati sull'aereo. Un panino per 4 persone o un Elvis? Ma il panino favorito dal re consisteva in un grosso panino imbottito con la pancetta. Beth ha alzato la posta aggiungendo 6 uova e 6 fette di formaggio. Tu sei il primo che accetta questa sfida. Ah sì? Sì. Oh! Sei il primo in assoluto. Nessuno ci ha mai provato. E poi cosa ottengo se accetto la sfida quando avrò... Oltre alla soddisfazione finito. Di sapere che sei stato il primo ad aver superato la prova? Sì, oltre a quello. Chiudi gli occhi. Ecco, chiusi. Adesso aprili. Posso? Mm-hmm. Ora li apro. Oh, che cos'è? C'è scritto panino di Elvis, Man vs. Food. La mantella di Elvis, cucita da Beth, mi invoglia ad indossare delle scarpe di camoscio blu. Bene, ma non ho ancora vinto. Vincerai. Vincerò. È venuto il momento di rivelarvi come si prepara l'enorme panino di Elvis, oggetto della prova. Si inizia facendo bollire della marmellata di acero al mirtillo fatta in casa, con del pepe rosso tritato. Magia ai mirtilli! Mentre la pagnotta va in forno per tostarsi, si preparano i condimenti iniziando con 0,5 kg di bacon arrostito, seguito da 6 uova e 6 fette di formaggio inglese alle erbe e pasta dura usata in origine solo nelle grandi occasioni. Lo si usa al posto delle verdure, come per esempio la rucola. Ha un leggero sapore di salvia. Mi piace. Pronto a cominciare? Sono pronto. Le mandorle appartengono alla famiglia delle ciliegie. Se osservate bene il nocciolo di una pesca, vedrete che sembra una mandorla. Sei davvero in gamba. Lo sai, eh? Iniziamo a sovrapporre gli strati di burro di mandorle e di marmellata di mirtilli. È favoloso. Ha una cremosità meravigliosa.
Ah, alla fine tocca al mezzo chilo di bacon e alle 6 uova. Se non lo finisci, la mantella non torna a casa con te. Adoro quella mantella, la e adoro. E per regolamento dovremo distruggerla. Cosa? Se non vinco, distruggete sì, la mantella? Questo è quello che accade. Elvis Challenge, sei crudele. Ho 30 minuti a disposizione per dimostrare che sono un re. 3, 2, 1, via! Per le papille gustative è una vera festa. La marmellata di mirtilli è deliziosa e si abbina alla perfezione con il bacon croccante. Ma questo è un panino incredibilmente grande, difficile da ingoiare tutto. Il burro di mandorle è come un secchiello di sabbia in bocca. Mangia il panino! Mangia il panino! Quello che ora serve a Casey è parlare meno e passare all'azione. Prego! Hey! Mi rimangono ancora 20 minuti e di quell'enorme panino ne ho mangiato metà. Ma un saggio direbbe che solamente un pazzo mangerebbe un panino da un chilo e mezzo. Comincia ad essere un po' stanco. Vedo che inizia a rallentare. Non so se ce la farà. Il pane è tanto. Mi rimangono solo 12 minuti e non ho fatto molti progressi nel mangiare la seconda metà. Devo dire che è piuttosto difficile da masticare, con tutto quel burro di mandorle. Grazie. Sono passato dal correre velocemente al passeggiare. Ormai mi rimangono solamente 7 minuti e so che per finire il panino devo aumentare l'andatura. Ascolta il parere di un re. Puoi farcela. Intanto continuo a pensare. Che cosa farebbe Elvis? Mangia il panino! 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 Devo riuscirci! I cori di incoraggiamento mi fanno sentire come un re. E nell'ultimo minuto che mi rimane, conto di dare l'ultimo morso. Ancora un morso! Ancora un morso! Ancora un morso! Ultimo morso! Quindi, Elvis Challenge, la sfida è vinta! Ultimo morso! Nella battaglia fra uomo e cibo, l'uomo ha vinto! Ah! Grazie Kansas City, grazie Beth, grazie Succotash e grazie anche a te! Grazie a te!